Ieri siamo andati a fare una gita fuori porta dai nostri amici di confine. Siamo andati in Svizzera. Siamo andati al mulino di Bruzzella, che è un mulino vicinissimo a Mendrisio, insomma un quarto d'ora, 20 minuti di macchina e si è arrivati. È stato bellissimo perché la particolarità di questo mulino è che funziona ancora ad acqua e quindi è totalmente alimentato, cioè la macina e tutto il sistema collegato insieme funziona solo con l'acqua e quindi è super ecosostenibile. No, è stato veramente molto bello vederlo in funzione, a parte non avevo mai visto un mulino proprio funzionante, quindi è stato veramente piacevole, insomma, scoprire questa piccola realtà. Loro producono, in verità producono, sia producono, ma in verità macinano poi un mais giallo e un mais rosso molto molto buono. Tra l'altro lo macinano con una grana leggermente grossa, quindi la polenta viene proprio bella piacevole, come piace a me, perché a me piace il mais macinato grosso per la polenta. Si arriva solamente a piedi, quindi bisogna camminare 10 minuti, un quarto d'ora per arrivare giù al mulino dalla strada. E quindi questi due sacchetti me li sono portati sulle mie spalle. Se vi capita, dovete fare una gita fuori porta, andate lì al mulino perché è veramente veramente bellissimo. Adesso vi lascio alle immagini che ho registrato ieri, giusto per farvi vedere un po' il contesto, che non rendono assolutamente la vera natura di quel posto. Questa polenta la potrete poi degustare il 12 di novembre sicuramente in cantina Campaccio in Svizzera, lì a Mendrisio, dove faremo tutta una cena a tema con i loro vini, cioè avremo tutti i prodotti del terroir, come si dice oggi, e quindi sicuramente ci sarà questa polenta come protagonista assoluta del pranzo.